Siamo con il professor Giorgio Ragazzini del gruppo di Firenze, un gruppo di docenti fiorentini che da diversi anni lavora con l'impegno, con l'intenzione di fornire un proprio contributo di elaborazione, di proposte al miglioramento del nostro sistema scolastico. In particolare, in questo momento però parliamo con il professor Ragazzini perché proprio in queste ore il gruppo di Firenze ha lanciato una proposta, anzi una petizione. E che cosa dice questa petizione? Beh, questa petizione dice, in sintesi, i problemi che noi in questo momento abbiamo nelle scuole sono tanti, forse una idea su cui ragionare e da perseguire potrebbe essere quella di istituire i doppi turni, un turno mattutino, un turno pomeridiano in tutte le scuole con alternanza settimanale e se necessario con la riduzione dell'unità oraria a 45-50 minuti. Questa soluzione, dice il gruppo di Firenze, consentirebbe di ridurre di molto l'affollamento dei mezzi pubblici, oltre che utilizzare nelle scuole ambienti più grandi. Ecco, professore, ma voi davvero pensate che in questo modo possiamo, se non risolvere, almeno limitare i problemi della chiusura delle scuole? Crediamo di sì, e bisogna rifarsi anche a quello che abbiamo visto per esperienza, cioè che la didattica a distanza ha comportato numerosi problemi sia didattici che tecnici, e penso non debba insistere sul fatto che molti ragazzi non hanno potuto fruire di questa possibilità, anche se invano abbiamo aspettato un rapporto dettagliato del Ministero. La seconda considerazione è quella che tutti hanno detto, che il maggior rischio non è tanto all'interno della scuola, quanto quello dei trasporti e degli assembramenti, soprattutto dei trasporti che erano pieni nelle ore di punta. Infine, consideriamo anche che una serie di tipi di scuole come tecnici e professionali si basano sui, buona parte sull'uso dei laboratori. È molto difficile imparare a cucinare sentendo il professore che parla e qualsiasi altra attività di indirizzo professionale che sia basata sull'operatività. Già poi questi i professionali e i tecnici ce ne hanno poche di queste ore, sicuramente non sufficienti, figuriamoci se li si levano. Ecco, questi tre elementi ci fanno pensare che se si facesse questa operazione di dimezzare la popolazione scolastica della mattina, mandandola al pomeriggio con alternanze, eccetera, è quantomeno una proposta che va studiata. Senta, voi pensate che questa proposta possa essere estesa a tutti gli ordini di scuola, dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado? In teoria ci sembra di sì, che possa. Noi, tra l'altro, non so lei, ma la mia comunque la generazione ha avuto diverse occasioni di sperimentare i doppi turni quando ancora c'era il boom demografico e le scuole non erano sufficienti. Quindi Certo. ritengo di sì. Senta, ci sono delle controindicazioni però anche a questa proposta, o comunque delle difficoltà organizzative, ecco, mettiamola così. Dunque, intanto ci possono essere delle difficoltà per quanto riguarda i trasporti, soprattutto nel tardo pomeriggio, considerando che non tanto la scuola primaria e la scuola media, ma le scuole superiori ha in presenza dei ragazzi che vengono anche da fuori. Questo riteniamo che si possa comunque far fronte con una migliore organizzazione dei trasporti, da studiare ovviamente. La seconda possibile controindicazione è che è molto probabile che una parte, alcuni, una minoranza suppongo, ma insomma una parte degli insegnanti potrebbe essere costretta a fare una parte delle lezioni la mattina e una parte invece il pomeriggio. Questo ovviamente bisogna considerare che sarebbe un momento di passaggio, cioè un momento che garantirebbe una scuola migliore però per un certo numero di mesi, speriamo, no? Quindi al più tardi per questo anno scolastico. Potrebbe anche essere il caso, questo, se ci fosse questa possibilità, di dare un'indennità a quelli che dovessero fare dei sacrifici
maggiori, insomma, da questo punto di vista. Senta, professore, ancora una questione però. Vedo nelle ultime righe della vostra petizione, è necessario inoltre che all'esterno degli istituti scolastici, alle fermate dei bus, alle stazioni ferroviarie, sia garantita da parte delle forze dell'ordine un'attività di controllo sull'uso delle mascherine e sulla distanza di sicurezza. Ma mi permetto di fare questa osservazione, ma se noi oggi siamo costretti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per fare in modo che le norme, che poi sono anche norme di buon senso, diciamo, vengano rispettate, non c'è forse anche un po' una responsabilità nostra, di uomini di scuola, su questo? E cioè, dovremmo anche forse chiederci, ma siamo riusciti davvero a trasmettere ai nostri ragazzi i valori di cittadinanza? È una giustissima osservazione. Noi siamo partiti dall'osservazione che in moltissime scuole, soprattutto all'uscita, si creavano degli assembramenti che sembrava però non interessassero, non ci fosse neppure il tentativo di farli sciogliere, insomma, da parte della scuola. Però, ecco, forse se c'è una lacuna nella nostra petizione, ha potuto essere molto stringata. Potrebbe essere questa, di sollecitare la scuola a far presente la gravità anche di qualsiasi gesto che nella normalità ovviamente non ha niente di sbagliato, ma che in questo caso può procurare delle conseguenze gravi anche ai propri familiari e quindi contribuire all'aggravamento della situazione. Naturalmente, le forze dell'ordine, noi non pensiamo tanto a uno schieramento di poliziotti tenuto ad antisommossa, ma comunque magari se c'è un vigile urbano che dice ragazzi, ripeto, in assenza magari del preside, ecco, in collaborazione con il preside, andare via, di andare a casa, sarebbe un modo per limitare anche qui i danni. Prego. Quindi diciamo una collaborazione fra la scuola e le forze dell'ordine in funzione più educativa che repressiva. Sì, direi di sì, anche se so che all'estero in qualche caso ci sono state delle, dove sono più rigorosi sul piano del senso civico, anche delle contravvenzioni, ma insomma, questo non si può escludere, ma direi che basterebbe meno, ecco, per far rispettare queste regole fondamentali. Bene, ci auguriamo allora che i ragazzi abbiano consapevolezza e capiscano che ci vuole l'impegno di tutti per superare questa fase molto difficile. Grazie al professor Ragazzini e grazie al gruppo di Firenze. Grazie a voi.